quattro tipi di feedback, giusto? Ok, tabella a doppia entrata, quindi feedback, qua ho messo i positivi, quindi feedback positivi e feedback negativi. Poi in basso ho quelli generici e sopra quelli specifici. Quelli specifici li potrei anche chiamare così, telecamerosi, gli specifici, nel senso che passano attraverso i cinque sensi, quindi mi consentono, cioè mi descrivono ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto. Feedback generico positivo, fatemi degli esempi voi, generico positivo. Bravo, ok, bravo è un feedback positivo generico, giusto? È piacevole sentirsi dire bravo, giusto? Ok, è piacevole mangiare lecca-lecca? Se ci piace, oppure che ne so, il gelato, oppure che ne so, la Nutella, ok. Ora però non possiamo campare di Nutella, perché? Perché sennò accade quello che ci diceva Francesca prima, cioè grande autostima, poca autoefficacia. Perché io mi sono sempre sentito dire bravo, 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 però in generale. Okay? Quindi, boh, ma non è sempre bravo, quindi mi hanno gonfiato l'autostima, ma l'autoefficacia rimane povera, tra virgolette, o comunque instabile, perché la fascia di sotto lavora sull'autostima, la fascia di sopra lavora sull'autoefficacia. Ok? Fatemi un esempio di feedback generico negativo. Fai una schiappa, ok. Questi cioè senza appello proprio. Ora fatemi datemi un feedback positivo specifico. Ok, questo è un bel lavoro. Lo voglio rendere ancora più specifico, magari gli indico che cos'è che mi è piaciuto di questo lavoro. Guarda, mi è piaciuto proprio come hai scritto questa parte qui, come hai descritto la tua stanza. Poi mi è proprio piaciuto come hai colorato dentro i bordi. Okay? Poi mi è piaciuto che hai usato tanti colori. Quindi proprio gli do un comportamento specifico. Okay? Fate come vi sentite, però considerate che la cosa più importante per noi qui è far salire di qualità i feedback. Portiamo a un livello superiore. Quindi li rendiamo belli, belli specifici. Fatemi un esempio di un feedback negativo specifico. Immaginate una vostra collega X, di cui non dovete dire il nome, alla quale vorreste dare un feedback negativo specifico. Fatemi un esempio. Vi do qualche indizio. Sento la necessità di darvi qualche indizio. Allora il primo indizio potrebbe essere questo, cioè rendere i feedback specifici negativi, tra virgolette, adesso ve lo dico cosa intendo, relativi. Cioè, secondo me, relativo dal mio punto di vista, ho la sensazione che altra caratteristica molto importante dei feedback negativi specifici è che forniscano l'alternativa. Io ti do l'alternativa, cioè è importante che ti fornisca, ti dico questo no, questo specifico no, questo sì. Perché molto spesso ci limitiamo a dire questo no. Ed è un peccato, perché poi dopo dico, vabbè, ho capito, questo no, e mo? Quindi, alternativa. Poi tre, che con i capelli mi sa che non ci azzecca tanto, adesso capirei perché, è offro supporto. Quindi è che ti dico, te li taglio io la prossima volta. Quindi offro supporto. Tra l'altro, considerate che offrire supporto, l'abbiamo visto un po' di tempo fa, cioè abbiamo visto oggi pomeriggio, dopo pranzo, nei principi di persuasione. Se ti offro supporto, collaboriamo, quindi si crea simpatia, ok? Perché stiamo collaborando.